Ciao ragazzi, io sono Nicolò, bentornati sul mio canale. Oggi, come potete vedere, nuovo video unboxing. Teniamoci un po' compagnia mentre vi faccio vedere le ultime scarpe che sono riuscito a coppare. Non si tratta di nessun paio particolarmente interessante o particolarmente importante come release, però sono tante scarpe carine, abbastanza interessanti, che ci tenevo a farvi vedere. Se siete nuovi da queste parti, io vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi al canale e direi di cominciare subito. Possiamo dividere l'unboxing in tre pile, quindi tre brand, diciamo, e direi appunto di vederne uno per volta. Comincerei da quello che magari a voi interessa meno, ma che secondo me merita davvero tanta attenzione, che sono queste due paia di New Balance. Quindi mettiamo via il resto, sistemiamo la pila e cominciamo subito. Inizierei da questa qui, che è quella che mi è piaciuta di meno, nonostante mi piaccia comunque tantissimo. Stiamo parlando in entrambi i casi di un modello New Balance 2002R. In questo caso la colorazione è la Night Watch Green, se non erro, dovrebbe chiamarsi così. Davvero, davvero molto, molto, molto bella. Come vedete anche tra l'altro impacchettate una per una nella carta, quindi un tantino di lusso, proprio quel pizzichino di lusso in più. Colorazione verde foresta davvero bello, molto intenso, molto forte. Dalla fotocamera sembra un po' più chiaro quando le avvicino, però è abbastanza scuro ma comunque molto acceso, accentuato dai dettagli in vintage che ormai New Balance si sta divertendo molto ad aggiungere. Quindi sia il laccio che la midsole sono in questa colorazione cream davvero davvero spettacolare, che fa risaltare ancora di più il verde. New Balance nell'ultimo anno e mezzo ha fatto un lavoro incredibile per generare hype intorno ai suoi modelli. Ne ho già parlato in modo un po' più approfondito in un video che è uscito settimana scorsa. Vi consiglio di andare a vederlo se non l'avete ancora fatto. Prezzo di retail era di 140 euro più 10 di spedizione, quindi in totale mi sono costate 150 euro. Queste addirittura già si resellano, vanno intorno ai 190-200 euro al paio, che è pazzesco per una scarpa che non è né in collaborazione né particolarmente limitata né niente di effettivamente speciale. Semplicemente è bella e la gente la vuole. Tra l'altro anche molto molto comoda. Mettiamole da parte e passiamo a vedere l'altro modello, che si tratta sempre di una 2002R, in questo caso nella colorazione Nightwatch, se non sbaglio. Non c'è scritto un nome ufficiale, ma è veramente, secondo me questa è bellissima. Hanno fatto un lavoro eccezionale con questa colorway. Come potete vedere, blu intenso, tendente un po' al viola, però vi assicuro che è blu, unito a tanto tanto color sail, che secondo me spacca, cioè davvero hanno fatto un lavoro eccezionale con questa colorway. Sembra quasi una collaborazione, è davvero bellissima, con in più in fondo questi accenti in marrone scamosciato, un lavoro eccezionale secondo me. Il prezzo di retail di questa invece era di 120 euro, presa direttamente dal sito di New Balance. Al momento resell sta intorno ai 170-180 euro, forse qualcosina di meno, ma principalmente perché nessuno ancora la conosce, cioè una colorway che non si è ancora vista in giro, ma che secondo me merita davvero tanto. Cioè questa è una colorway a livello del protection pack, secondo me è anche più bella di alcune colorway del protection pack. Anche qui suola pre-invecchiata, quindi già ingiallita, davvero un capolavoro di scarpa secondo me. Con New Balance abbiamo finito, direi che possiamo passare a Nike, e in questo caso si tratta di ben tre paia di Dunk, tutte quante in taglie da donna. Inizierei con questa qui, che è una GS, molto interessante, presa da Snipes. Particolare, si tratta della Dunk Low in colorazione clear blue, se non sbaglio. Non si vede un tubo dalla fotocamera, non si vede quasi lo swoosh, ma è semitrasparente, quindi clear appunto perché lo swoosh è neanche semitrasparente, è completamente trasparente, di plastica, unito a questa doppia tonalità di azzurro. Secondo me hanno creato una scarpa davvero bella, perfetta per l'estate, semplice, facile da abbinare secondo me. Come dicevo, modello GS, quindi grade school, soltanto in taglia da donna purtroppo, che vanno dal 35 e mezzo se non sbaglio fino al 40, molto carine. Prezzo di retail era di 85 euro, resell al momento stanno sui 130, giù di lì. Passiamo alla prossima, lascerei la Next Nature per ultima perché penso sia quella un po' più carina. Qui abbiamo la Nike Dunk Low Retro in colorazione Coconut Milk, anche questa secondo me molto sottovalutata, mannaggia mia, dalla fotocamera non si vede un tubo. Vediamo se riesco a... così dovreste riuscire a vederla meglio, vedete malissimo me ma magari riuscite a capire meglio i colori della scarpa. Come vedete è questo cream molto tendente al giallo unito al bianco, una scarpa molto
facile da mettere l'estate, davvero interessante, e che al momento non sta ricevendo il prezzo di resell che merita, secondo me. Rimettiamo un po' di luce in faccia. E dicevo, al momento a resell stanno sui 140-150 euro, davvero davvero belle, da non lasciarsele scappare, molto facili da abbinare, prettamente estiva come colorway, perché appunto con questi colori del sole sono davvero belle belle belle. Addirittura alcune paia le ho trovate in negozio, era da JD, quindi i prezzi erano aumentati, quindi si capisce perché sono rimaste in negozio, costava 120 euro, però davvero anche per 120 euro è una scarpa davvero bella, molto molto sottovalutata. Infine Dunk Low Next Nature, quindi queste dovrebbero avere dei materiali, un tipo un 25% di materiali riciclati, non si sa dove, non si sa perché, e stiamo parlando delle Mint. Anche queste non si vede un tubo perché il colore è incredibilmente tenue. Intanto nella scatola manco la carta ci hanno messo, perché bisogna risparmiare, riciclare eccetera. Ecco, facciamo che per queste due scarpe faccio delle registrazioni in più, perché altrimenti non vedete un tubo dei colori. In ogni caso, questa molto interessante, un verde menta davvero davvero leggero, davvero davvero tenue. Questa secondo me è bellissima per le ragazze. Questa è uscita in taglia da donna, quindi soltanto dal 35,5 fino al 44,5, ma ovviamente è tranquillamente vestibile anche da uomo e tranquillamente molto bella anche per uomo. Prezzo di retail era sempre di 100 euro anche per questa, a resell intorno ai 150 credo. Le taglie da uomo, essendo molto più limitate, sono più in alto, già forse intorno ai 180, non ne sono sicuro, ma dovremmo essere intorno a quei numeri. Passiamo a Jordan e cominciamo da una scarpa che vi ho già fatto vedere parecchio tempo fa, ma che Nike ha restoccato sull'applicazione, sono riuscito a prendere, quindi ve la faccio rivedere, visto che siamo molti più di prima e magari tanta gente ancora non conosce questa scarpa. Secondo me è una scarpa molto degna di nota, è dalla Air Jordan 1 Low in colorazione mocha, molto bella. Una Jordan 1 Low in colorazione marrone ovviamente riscuote un sacco di successo. In più vengono aggiunti dei dettagli rosa che ovviamente vanno a ricordare molto le collaborazioni con Travis Scott, quindi è una scarpa che sicuramente merita tanto successo. In più ci aggiungiamo anche la suola pre-ingiallita, quindi proprio hanno cercato di prendere la Travis Scott High per trasformarla in low, aggiungendo qualche leggera differenza, e chiaramente non potevano mettere lo swoosh al contrario. In ogni caso, un suede molto leggero sul marrone, davvero interessante. Non è particolarmente morbido, perché comunque stiamo parlando di un modello low, quindi la qualità non è che potesse essere delle migliori, però tutto sommato davvero niente male. Interni trapuntati in colorazione rosa, laccio extra per riprendere appunto il colore degli interni, quindi di nuovo rosa. Una scarpa che secondo me merita davvero attenzione. Prezzo di retail era di 120 euro, adesso a resell dovrebbe stare intorno ai 180-200 euro, quindi una scarpa molto valida. Il prezzo di resell è già abbastanza alto, ma sono sicuro che salirà ancora di più quando la gente avrà smesso di vendere le paia comprate solo per resellare, e soprattutto quando la gente la conoscerà di più e inizierà a indossarla di più. Infine, l'ultimo pezzo di oggi, forse quello più interessante, o almeno per gusto mio quello più interessante, è una Jordan 1 Mid, in questo caso con uno special box. Non so se si vede bene, sì, così dovreste vedere bene, con il Wings logo qui sull'angolo. Addirittura troviamo una doppia carta protettiva per nascondere le Air Jordan 1 Mid Craft, anche dette Inside Out. Anche queste qua difficili da vedere con queste luci, anche per queste qui vi farò degli shot molto più ravvicinati in modo che potete vedere i dettagli, perché di dettagli ce ne sono davvero tanti. Il concetto della scarpa è creare appunto un modello deconstructed, quindi inside out ci sono, ad esempio sul toe box troviamo l'ordine dei pannelli invertiti, quindi prima c'era il traforato all'interno, invece questo in caso è stato messo all'esterno. Sul collare abbiamo la schiuma esposta, insomma il vibe è molto molto simile a questo, quello delle Air Jordan 1 in collaborazione con Off-White, le cosiddette Energy, la esclusiva che era stata rilasciata soltanto in Europa. Una scarpa che ormai vale 4.000 euro. In questa un sacco di materiali anche simili a quelli della Energy, possiamo trovare del nylon, possiamo trovare del suede, possiamo trovare addirittura sul back troviamo un Wings logo che non esiste normalmente nei modelli di Jordan 1, sulla linguetta troviamo il Jumpman ricamato, insomma una colorway secondo me fatta da Dio. Addirittura il piccolo dettaglio cucito in arancione, anche qui molto ricordante il piccolo tag della Energy
per Off-White, ognuno ci può vedere un po' quello che vuole. Anche da notare che oltre al laccio cream che viene già incluso nella scarpa, ce ne viene dato anche uno grigio nel caso si volesse sostituire, però secondo me quello cream è già perfetto. Prezzo di retail era di 130 euro, un po' più alto perché si tratta di una versione SE, quindi più particolare, più limitata eccetera. Prezzo di resell al momento si aggira intorno ai 170 euro, che secondo me è già anche basso. Sono sicuro che questa scarpa salirà nel tempo, magari tra qualche mese, non subito, perché è una scarpa facile da vestire, molto particolare e davvero bella. Nonostante la qualità dei materiali risulti comunque quella di una mid, merita davvero tanta attenzione perché è proprio bella come scarpa. Bene ragazzi, per questo unboxing è tutto. Fatemi sapere nei commenti qual è la vostra preferita di queste e se per caso ne avete già una, o se grazie a questo video vi ho fatto conoscere qualche modello nuovo e interessante. Io vi consiglio davvero di non sottovalutare la New Balance 2002R perché ha una silhouette davvero bella, è comodissima e al momento ancora poco conosciuta, quindi fate attenzione perché quando tanta gente inizierà ad interessarsi al modello i prezzi saliranno, soprattutto per una colorway così ben fatta. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel like come al solito e noi ci vediamo alla prossima.